Ragazzi, cosa voi dite? Ma sono proprio un artista senza sapere niente. Ho buttato un po' d'acqua lì. E si è Che fermata una faccia. Guarda, si è fermata una faccia. Guarda, faccio? no. Ho buttato un po' d'acqua. E allora? L'acqua è scesa qua. Si è fermata una faccia da solo. Una faccia, proprio la bocca e il naso. Ma sembrava un quadro di Van Gogh. Incredibile, forse invece è un artista, non so. Sei veramente Incredibile. un... No. Che figata. Ah, comunque volevo solo dire che rimaniamo un'altra settimana. Uffa, come siamo stanchi. Siamo No, e nonna. veramente troppo stanchi. Quindi, dopo 3 settimane di vacanza, devi fare un'altra perché sei stressato dalle 3 vacanze, dalle 3 settimane di vacanza, no? Andiamo a Roma. Cioè, perché la vacanza alla fine ti stressa, quindi devi fare un'altra per togliere lo stress della vacanza precedente. È normalissimo, ragazzi. Questa settimana poi non vedi. Ah. Voilà. Questo qua come lo vogliamo intitolare? Dai, che non so bene. Come faccio? Quadro. Il quadro Supernaturale. naturale. Come che hai detto tu? Allora, buongiorno ragazzi. Per il momento non abbiamo inquadrato la prima colazione che si fa qui al Mabel View. E a base di frutta, tutta questa roba qua, questa qua è buffet per tutti. Ah, mi sono dimenticato le mie. Per tutti i clienti, quindi macchina per fare caffè, tè, latte, biscotti, reparto dolcini, reparto cose per far cagare qua, come si chiamano? I cereali, tè, arancia, latte, toast, croissant, panini. E oggi però abbiamo anche un'altra compagnia speciale. Vieni, ti ho preso pure i croissant. Allora, buongiorno. Vous aimez Saint-Tropez? On ne connaît pas encore beaucoup, mais ça nous semble merveilleux. Ah, che Ah oui. meraviglia. Allora, questa qua è la nostra prima colazioncina, quindi basata con una Sì, fettina un peu di de formaggio di fromage, capra, un un po' di peu prosciutto, un po' di salame, un po' di de mortadella. mortadelle, sì. Et encore du fromage. Cosa? Allora, più tardi. Wow. Perché tu non te lo mangi? Ridete, ridete la prima mattina. Non è vero. Mamma mia. Ciao, ciao. A te come anti... Ah, anche l'antipasto hai preso te. Invece a me la pasta, mi sono dimenticato di dirglielo. Allora, questa qua, guardate quanto è bella questa presentazione, una bella cotoletta di vitello. E questa pasta con un sughettino e questo verde che dovrebbe essere una specie di pesto. A più tardi. Il y a du vent, il y a du vent, il y a du mistral, il y a du mistral. Ah, Mistral. No, no, Guarda no, che là il y a bevete che te, mistral, no? le mauvais temps, tu vois. Che l'orrore. Mistral qui tourne vent d'est. Thank you. Ragazzi, qui ci troviamo a Gassan, bellissimo perché ha un panorama mozzafiato dei ristoranti e poi è bellina perché è molto, molto antica. E guardate qua che piante, mamma mia, che camelia, azalea, enorme. Ale,
E qua è castello, la fortezza. Una zalea. Buffet di venire una zalea con sano. Troppo? Caselli, sei buono lì, caselli. È buono, sei buono. Vemo? Bello. Voilà, sto facendo avere pure Gassin. Dì a Marie qu'on a Gassin, la sua pote. Beh, sì. A Napoli noi siamo un paese come ça. T'appelle Caserta Vecchia. C'è beau, eh? C'est magnifique. Là, en fait, à Gassin. Ouais, tu dis qu'on est à Gassin, on pense à... J'arrive pas à me rappeler son nom. À Dominique. Allô, ma Marie. Et ici, c'est un autre restaurant. Et Pax, c'était juste pour te dire qu'on était à Gassin. Ah là, ci sont tous ces restaurants. Ragazzi, le problème de Gassin est que dovete essere qui per le 12:30, perché poi chiudono, guardate, tutti questi ristoranti. E poi c'è il paesino all'interno che è da visitare con tutti i prodotti caratteristici di montagna, cinghialetto, compagnia mare. Qua potete comprare dei buonissimi formaggi e carne selvaggina, perché qua c'è molta selvaggina. E quindi, voilà. Vi faccio vedere il resto del paesino. Poi ci sono tante panoramiche, tipo come questa, bella, eh? Se vuoi. Voilà. E poi ci sono altri punti panoramici come questi. C'è anche questa bellissima cascatina. Ovviamente mi sono sparato una granita. Una granita a pera. Carino, eh? Voilà. E là tutta la spiaggia di Pompelon, dove andiamo noi al mare, la spiaggia carissima che voi ormai già conoscete. Allora, è stata una piccolissima puntata. Allora, ciao ciao a tutti, a più tardi su Telegarage Mare Viaggio, un'altra puntata, non so cosa faremo, non so cosa dove andremo. Ciao ciao!